il tuo nome? Un paio di mirtilli. Raga, meraviglioso. Questa mattina in libera uscita. Potete immaginare il mio livello di esaltazione perché, cioè, allora, questa mattina sono a un evento a il Gallia, che è questo hotel di lusso in stazione centrale, e quello che andremo a fare sarà una sessione di rullo di tamburi Animal Flow. Cioè, io non ci posso credere. Voi non, cioè, potete immaginare, se avete visto il mio ultimo video, mi sto abilitando in Animal Flow, e oggi sono a un evento dove faremo appunto Animal Flow, e per me è assurdo perché io ne ho frequentati tantissimi di questi eventi. Sono anni che vado a eventi su eventi dove si fa sempre yoga, sessioni di magari Tabata eccetera, mai Animal Flow. Oggi il primo. Posso dire che per la prima volta nella mia vita mi sento sul pezzo. Strano, cioè io mi sento sempre in ritardo, ma mi sento sul pezzo, oddio, per la prima volta sono lì. E perché secondo me è veramente la frontiera del movimento, dell'allenamento, e se no non lo farei, se no non mi starei abilitando, eccetera. E essere qui oggi per me è proprio un... qualcosa mi sta dicendo: brava Silvia, sta andando nel verso giusto, continua così. Quindi sono super felice, ovviamente vi porto con me, andiamo. La location di oggi. Wow. Esatto, magari. Left leg, scambio, kick, jump to, right leg, scambio, kick, l'ultimo, jump to, left leg, scambio, kick. Ora sento un po' la pressione. Bellissima mattinata, sono veramente veramente super felice, e basta, ora dopo questa libera uscita dove sono mossa, sono stata alla spa e ho pranzato, torno a casa e mi ributto al lavoro. Yay! Ok, ho capito. Sì? Allora, manca l'intro di questa mail, abbiamo finito. Un percorso di che toccano inerenti diversi aspetti del benessere. Fornirvi un preventivo in base alle vostre necessità. E fu allora che realizzammo che pur avendo passato tutti e tre il tempo con il signor Bove, nessuno... Mi hai fatto un po' di spazio?
Grazie. Ah, non c'è il carrellino loro? È arrivato. Ah. Allora, io in tutto questo ho solo una grande preoccupazione, cioè che non siano dello stesso verde, perché li ho presi separatamente. Non sono neanche della stessa collezione. Quindi, ora... Sì, sono uguali! Numero 1. Oh mio Dio, che bello! E numero 2, vabbè, non abbiamo la stessa luce, ma ci siamo, stesso colore. Cosa stai facendo tu? Ehi tu! To? Vuoi venire sul mio divano? No, Luna mi sembra molto più interessata ai vecchi scatoloni. Ma Luna, non riesci a girare anche la testa? Luna? Sembra una barzelletta, ma è la realtà. Nuovo vlog, nuovo update del loft, perché è finalmente arrivato il divano. È un anno e più che non abbiamo un divano, che passiamo le nostre serate o sulla sedia oppure arresi, stesi per terra con la testa appoggiata su un puff, ma oggi si decreta la fine di questa era. È arrivato il divano, finalmente. Pronti a trasformare questo ambiente in 3, 2, 1... Ti piacerebbe, eh? No, la soffrite insieme a me. Fatto? Tolto. Ah, ok, invece prima non era tolto, bravissimo. Vai te ora? Mamma mia, guarda, è difficile. Per una volta è difficile, non sembra, guarda. Non lo so, è non... Sembra religioso, Voglio oggi Silvia, su, dai, smettila. Vabbè, oh, allora non è che per una volta che non capisco una roba allora bisogna dirmi smettila, cioè non è... Sembra tu lo faccia apposta. No, non lo vedo immediato. Come tu dici a me a volte. Ho capito. Loro stanno così. Non stanno così. Come? Qua dentro questo quadrato. Il quadrato così. Sai perché rido? Mi dispiace non vedere la tua scimmietta per sempre. E ta-da! Che bello! È bellissimo! E ci sta una meraviglia. Luna, lì, eccola subito, prima di impelare tutto. Io non ci voglio vedere le tue unghiette, eh. È soldatino, guarda. Quindi? E poi questa puff è anche contenitore, quindi d'inverno ci terremo tutti i plaid. Nel frattempo io so già dove è lei, no? No? Ok. Sì, ci sta andando. Merenda del giorno, gelatino. Siamo un pochino in fase svuota frigo e freezer, perché fra 2 settimane ce ne partiamo, andiamo al mare. E quindi ho delle banane congelate. Questo è una custodia di silicone di Coro, comodissima rispetto a questi sacchettini, odio. Quindi vabbè, ho delle banane, delle fragole congelate e ora faccio il gelatino, molto semplicemente. Quindi frullo tutto insieme e si crea questa meravigliosa crema gelato. È così facile, grazie alle banane. Che buono! Super facile e consistenza perfetta.
Assurdo che bastino solo due ingredienti. Sì, non è che lo puoi fare non... Che vuoi? Hai detto che non lo volevi. Vabbè, amore, mai fatto. Assaggino. Già, già. Che? Lecca il fondo. L'ho fatto variegato con un cucchiaio, cioè con un vasettino di yogurt di soia. Raga, meraviglioso. Seguitela per altre nuove ricette. Wow. Bellini. Buono Bloomwell. Buonissimo. So good. Si mangia bene lì. È un bel posto. Oh, non ho premuto rec. Seria? Di cosa? Questo. Stronza.